Una buona domenica, ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori. Torna l'appuntamento domenicale del fine settimana con il nostro iReporter Sì e No in una giornata particolare. Naturalmente è una giornata di festa nazionale, questo 25 aprile, ma noi siamo qui a parlare di un'altra giornata particolare, cioè la vigilia del giorno che porterà tante attività italiane a riaprire finalmente, per molte di queste dopo mesi. Come sapete, da domani, lunedì 26 aprile, entra in vigore il nuovo decreto che, insomma, negli ultimi giorni è stato emanato dal Consiglio dei Ministri, dopo tutte le discussioni che sappiamo, e che porterà diverse attività a riaprire, come dicevamo, dopo mesi di chiusura o di forti limitazioni. Allora noi ci vogliamo chiedere oggi, abbiamo coinvolto i due ospiti che adesso vi presento, è il momento giusto per l'Italia per operare queste riaperture? Saluto e ringrazio Massimo Bitonci, l'onorevole Massimo Bitonci, responsabile delle attività produttive della Lega, per essere con noi innanzitutto. Buonasera Massimo Bitonci. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a lei naturalmente per la sua disponibilità e saluto e ringrazio anche Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, che interviene ai nostri microfoni. Buonasera Maurizio. Buonasera a voi e grazie per averci invitato. Allora, io direi di andare subito al punto della situazione, perché ovviamente, insomma, molte attività naturalmente aspettavano questo momento e aspettano la giornata di domani per riaprire da tanto tempo. Però la domanda che divide anche un po', dobbiamo dirlo, sia il mondo politico che il mondo scientifico è quella, se sia il momento giusto per riaprire. Comincio direttamente da lei, Massimo Bitonci, e le faccio questa domanda diretta. È il momento giusto per l'Italia? È il rischio calcolato che lo stesso Premier, ha utilizzato, insomma, con questa terminologia? Il momento ovviamente è ancora un momento delicato sia dal punto di vista sanitario, il numero di decessi comunque cala, ma cala molto lentamente, diminuiscono le entrate in terapia intensiva un po' in tutte le regioni, come anche l'indice RT. È logico che non siamo fuori da questo brutto momento, da questa terza ondata, però è anche vero che le ultime ricerche ci dicono delle cose che sono assolutamente molto importanti, che sono i contagi non avvengono all'esterno, cioè un contagio su 1.000 avviene all'aperto, quindi i contagi sono in ambiente intrafamiliare, o comunque in luoghi chiusi e dove ci sono assembramenti. Quindi è questo il tema che dovrebbe essere valutato da parte del governo. C'è un tema anche molto delicato che è quello del piano vaccinale, che è partito in maniera molto lenta. Adesso, insomma, stanno arrivando anche le dosi, quindi si cominciano ad arrivare a quei numeri che erano stati prestabiliti su dalle 300.000 vaccinazioni al giorno, ma dovremmo arrivare a breve anche a 500.000 e questo è un numero di vaccinazioni che potrà consentirci di arrivare a sfiorare l'immunità di gregge almeno nell'estate, sempre che tutto vada bene e che non ci siano problemi con la validazione dei singoli vaccini. Io voglio dire una cosa che è sempre stato quello che ho detto da un anno a questa parte, e non cambio neppure idea. Secondo me, fin dall'inizio bisognava pensare, in tema di vaccini, di somministrare un'unica, dose a tutti, partendo, dalle persone più, anziane e poi scalando, man mano d'età. Se avessimo seguito questa linea, che è stata un po' la linea, che hanno voluto, seguire, per esempio, in Inghilterra e in Gran Bretagna, avremmo più del 25, quasi il 30% della popolazione che avrebbe già ricevuto una prima dose di vaccino. E sicuramente ci sarebbero molte meno persone in terapie intensive. Sappiamo benissimo che la prima dose non dà una copertura totale, però aiuta molto in caso di contagio e di malattia perché non degeneri poi in infezioni polmonari e in terapie intensive e porti poi successivamente alla morte. Quindi c'è stato anche
un errore, troppe categorie che sono state privilegiate rispetto ai nostri anziani. Io conosco persone che fino a settimana scorsa, anche con sopra più di 80 anni, che dovevano ancora ricevere la prima dose di vaccino. Ci sono regioni che sono più avanti, altre insomma in ritardo, quindi purtroppo, soprattutto lo scorso anno, nei primi mesi di quest'anno, c'è Certo. stata una disorganizzazione abbastanza evidente sia a livello centrale che poi anche a livello locale. Detto questo, comunque le faccio proprio una domanda velocissima, mi aspetto un sì o no da parte sua. È il momento anche, immagino, per le attività produttive, insomma, per le quali lei ha la situazione in mano, perché che riguarda il suo schieramento politico, il suo partito, anche di fare un passo oltre, ovviamente. La situazione, come ha detto lei, poteva essere migliore sotto certi punti di vista, ma dal punto di vista produttivo è necessario ripartire. Il tema è che se i protocolli, e quindi è legato più ai controlli che ai protocolli, se i protocolli che sono stati firmati ancora lo scorso anno e validati dall'INAIL fossero stati attuati e non ci fossero state delle chiusure, che io dico, cioè, molte volte anche senza alcuna ragione, anche illogiche. Alcune attività sì, alcune no, alcune attività possono essere fatte, altre no. Cioè, applicate a tutte le attività produttive, potremmo veramente ora avere una situazione economica anche diversa. Ricordiamo che lo scorso anno ci sono stati quasi 400 miliardi in meno di fatturato e con una diminuzione del PIL dell'8,9%. Gli ultimi dati del DEF, noi oggi abbiamo in questi giorni approvato la risoluzione sul il DEF con uno scostamento importante di 40 miliardi e 32 miliardi nello scorso scostamento. Capiamo benissimo che c'è un problema di crisi economica Certo. estremamente pesante, di aiuti, e quindi si poteva tranquillamente contemperare le aperture con dei protocolli e con delle verifiche che purtroppo non state fatte. Certamente, certamente. Maurizio Acerbo, coinvolgo anche lei e le rifaccio innanzitutto la stessa domanda che ho fatto all'onorevole Bitonci. Secondo lei per queste riaperture possiamo parlare di rischio calcolato, come dice il Premier Draghi? No, io penso che sia un rischio calcolato male e i partiti di governo, dalla Lega al PD, hanno messo in conto che potranno aumentare i morti, ma ritengono di andare avanti per ragioni economiche. Io ricordo che per la Costituzione della Repubblica Italiana quello alla salute è un diritto primario. Vorrei sottolineare che tutti i virologi, persino esperti che sono stati sempre aperturisti, come la dottoressa Gismondo, quella che diceva che era solo un'influenza, tutti, non solo Galli e Crisanti, tutti hanno detto che è una scelta prematura dal punto di vista delle politiche sanitarie. Quello che il sottoscritto pensa è che le politiche sanitarie dovrebbero venire prima, cioè garantire che ci siano, fare di tutto per avere meno morti possibili. A me sembra che il governo, non volendo dare dei seri ristori, perché non è cambiato molto tra il governo Conte e il governo Draghi, ha trovato una soluzione. Riaprite e anche raccontare che all'aperto non succede niente non è vero, perché se all'aperto ci sono assembramenti, come li abbiamo visti, soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio e della sera, della notte, è ovvio che ci sono rischi, perché è una cosa se io faccio una passeggiata intorno a me non c'è quasi nessuno, e altra cosa se vado in una piazza in cui stiamo centinaia di migliaia di persone, una appiccicata all'altra con la birra in mano e alitandoci addosso in maniera ravvicinata. Io credo che sia una scelta quindi irresponsabile, che deriva da di cui portano la responsabilità tutte le forze politiche al governo, anche quelle che l'anno scorso erano opposizione. Voglio segnalare una cosa, che l'estate scorsa, proprio per andare dietro alla demagogia di alcune forze politiche, reti televisive e campagne, un po' alla Trump che sono state fatte in Italia, l'estate abbiamo aperto persino i locali da ballo. Guardate, io come lavoro ho fatto il DJ per anni.
E se uno mi viene a dire che si può andare in un posto a ballare col coronavirus, a mio parere è un delinquente. Ora è stato fatto persino questo. Il risultato che abbiamo avuto è stato che nella seconda ondata abbiamo avuto più morti. Io stesso sono stato ricoverato e ci sono stato un mese il 17 settembre in ospedale. E io ho fornito un dato nei giorni scorsi, che questa tendenza italiana, di cui io vedo tutti i corresponsabili, a non fare le cose seriamente, ha portato tra la prima e la seconda ondata, solo nei 100 giorni dopo il picco, una differenza di più di 18.000 morti. Cioè in autunno, per non aver voluto fare un lockdown breve ma serio, noi abbiamo prodotto in 100 giorni 18.000 morti in più. Ora si dice che questo si fa per l'economia, io non credo che sia così, perché con questa mancanza di serietà e di priorità a scelte su criteri sanitari produce una continua crisi del paese, un continuo stop and go, perché quando sento dire adesso riapriamo, poi vediamo e magari richiuderemo, ma io non vorrei che poi luglio-agosto ci ritroviamo chiusi quando dovremmo far ripartire tutto al massimo. Insomma, a me sembra che ci sia una buona dose di irresponsabilità, di populismo dall'alto. E poi voglio segnalare una cosa, che siamo in ritardo con la vaccinazione anche per responsabilità del governo italiano, perché l'Italia si è schierata con l'Unione Europea, perché ha delegato all'Unione Europea la decisione, certo, contro la sospensione dei brevetti sui vaccini, che è stata proposta all'Organizzazione Mondiale del Commercio, che vede però l'Italia, l'Unione Europea e gli Stati Uniti contrari. La sospensione dei brevetti consentirebbe di far partire immediatamente in tutto il mondo una produzione a basso costo e in grandissima quantità, anche perché ricordo che anche quando avremo vaccinato tutti gli italiani, se l'Africa non sarà vaccinata, se l'Asia non sarà vaccinata, noi europei saremo comunque a rischio, perché siamo in un mondo globalizzato. E quindi questo ritardo, che in alcune regioni è anche più gravi, è anche una responsabilità della politica e di chi ci governa. A mio parere bisogna fare le cose diversamente, cioè prevedere di sostenere sul serio i settori in difficoltà economicamente e di fare una politica su criteri sanitari seri. Queste scelte sempre a metà, in cui adesso stiamo a discutere se il coprifuoco è alle 10, alle 22 o alle 23, rappresentano una politica poco seria che si fa sulla pelle delle persone. Da ultimo voglio ricordare che la gran parte delle attività produttive, che non sono quelle, diciamo, ristoranti, bar, palestre, eccetera, sono aperte. Anche qui c'è una responsabilità della politica, perché non ci sono controlli a tappeto sulla sicurezza. E voglio ricordare che la gente si ammala andando sull'autobus, in treno e andando nel luogo di lavoro. Anche qui su questo c'è un gravissimo ritardo e una responsabilità della politica nel nostro paese. Certo, è stato chiaro Maurizio Acerbo. Massimo Bitonci, le faccio una domanda, insomma, riprendendo un po' le parole del suo interlocutore, che definisce la scelta del governo di riaprire dalla giornata di domani prematura, se non addirittura irresponsabile. Lei cosa ne pensa? Ma io penso che questo, cioè che ci sia un errore abbastanza grave di valutazione, non fatto solo adesso, come dicevo, anche in precedenza, ma fatto anche in passato. Io non sono d'accordo che il lockdown totale dia dei risultati positivi. Abbiamo visto l'esperienza anche di altri paesi. I contagi, e questo ormai è chiaro, sono stati nell'ambito, per esempio, dei trasporti, il sovraffollamento dei trasporti, e in alcuni contesti. Il tema dell'attività all'aperto, cioè costringere le persone a non uscire di casa oppure di non poter uscire magari dallo stesso comune, a non spostarsi,
È una cosa che è una limitazione assurda, intanto che deresponsabilizza le persone, quindi non dà fiducia alle persone che comunque, devo dire, non in tutte le zone del paese, ma in molte zone del paese, per esempio dove vivo io in Veneto, devo dire che la gente è stata estremamente responsabile, si è comportata secondo quelle che erano le regole del TAMI e le norme di PCM e i decreti che poi sono stati approvati dallo scorso governo. Però ci sono stati degli errori che sono stati assolutamente, assolutamente gravi e io direi anche irresponsabili, perché nel momento in cui tu chiudi tutte le attività, non permettendo nemmeno che ci sia magari su attività che io non considero come il nostro interlocutore attività assolutamente secondarie, cioè nel senso è vero che le aziende sono rimaste aperte, però ricordiamoci che il 13% del PIL nazionale è fatto di turismo, che è fatto di attività di bar, di ristoranti, di attività ludiche, di attività sportive, cioè una buona parte del prodotto interno lordo. E l'Italia è un'eccellenza in questo, è fatto di queste cose. Nel momento in cui tu limiti l'accesso, limiti la chiusura, chiudi anche le attività sportive, chiudi le piscine, chiudi le palestre, cioè sulle palestre bastava dire in una palestra da 100 metri quadri possono starci contemporaneamente quattro persone. Ecco, e distanziate e sanificare i locali. All'interno di un bar tu puoi acced possono accedere un tot di persone a seconda dei metri quadri e secondo le regole che conosciamo tutti e sono prestabilite. Al ristorante bisogna stare minimo a 2 metri, bisogna ridurre il numero di tavolini del 30%, 40%, 50% all'interno e si fanno i controlli e le sanzioni devono essere date. E anche pesanti, ma chiudere non ha nessun senso perché dopo alla fine abbiamo visto che gli assembramenti ci sono stati perché, e ci sono state magari le cose fatte di nascosto e che sono diventate anche dei focolai. Ci sono stati gli assembramenti nei mezzi pubblici per quanto si sia fatto, anche se è stata ridotta la capacità e la capienza. Dopo alla fine basta guardare in giro nei treni, nei pullman, ecco quello che succede. Quindi io ho trovato una scelta assolutamente illogica, dove abbiamo chiuso delle attività che non avrebbero avuto nessun riscontro dal punto di vista dell'aumento del contagio. È un problema di regole e di far rispettare le regole. Io trovo che anche adesso la scelta del governo sia sbagliata, nel senso che limitare anche l'orario, per esempio alla sera, alle ore 22, con attività solamente all'aperto, quando siamo ancora in una stagione purtroppo fredda, perché questa è una delle primavere più fredde degli ultimi anni, quindi che non potranno essere fatte all'aperto, quindi soprattutto nelle regioni del nord, è una scelta assolutamente illogica, perché ripeto, su grandi locali, ridurre il numero dei posti a sedere e continuare a effettuare dei servizi o il parrucchiere, il barbiere, così che vada dentro un cliente per volta, basta dare delle regole, cioè chiudere l'attività. Abbiamo visto il riscontro economico è stato gravissimo, gravissimo perché Certo. dicevo della diminuzione del fatturato, c'è una contrazione dei consumi molto pesante, ci sono 50 milioni di atti, di cartelle dell'Agenzia delle Entrate che devono essere recapitate ai contribuenti. E ci sono dei ristori che potevano anche essere parzialmente evitati, quindi un incremento molto importante del deficit e del debito pubblico. Stiamo arrivando al 100, cioè il trend è quello di arrivare a superare il 160% del prodotto interno lordo, quindi siamo su dati assolutamente gravissimi e si poteva evitare lasciando comunque l'attività aperta con delle regole molto, molto, molto rigide. Beh, insomma, mi sento di parafrasare le sue parole, magari anche di semplificarle un po' per i nostri telespettatori. Mi pare di capire, utilizzando un riassunto che è anche molto di moda a livello europeo in questi tempi, che i benefici superano i rischi in questo momento di riaprire. Possiamo riassumerla così? Ma assolutamente, perché qui non si parla di togliere le mascherine, di ritornare al contatto con le persone.
Qui si parla di dare la possibilità a chi ha delle attività, ha degli spazi, ha la possibilità di sottoscrivere anche degli ulteriori protocolli, anche più restrittivi, di dare vita economica, perché c'è, si muore ovviamente di Covid, però ricordiamoci cosa è successo nel 2007-2008, anche nel, non solo a livello nazionale, ma nel nostro Veneto. Le decine e decine, centinaia di suicidi di imprenditori legati alla crisi economica. Ricordiamoci che ci sono 1 milione, l'anno scorso l'Istat ha certificato 1 milione di nuovi poveri. Nuovi poveri. Siamo arrivati a una situazione che deve essere gestita anche dal punto di vista economico e sociale. Certo, certo. Beh, è stato chiarissimo, assolutamente. Maurizio Cerbo, lei non so se voleva replicare. Beh, prima di tutto trovo surreale che la Lega si preoccupi dei nuovi poveri, visto che si battono per, insomma, so che la destra è sempre molto contraria a misure sociali, ma comunque è un orientamento molto diffuso. Io non ho capito perché in Italia non si potevano dare i ristori come sono stati dati in Gran Bretagna. La Lega è il governo con il mago Draghi, perché non hanno dato i soldi. In Inghilterra sono stati in lockdown. Siamo al governo da qualche settimana, cioè, e quindi insomma, su quello che è stato fatto l'anno scorso, caro Bitonci, non critichi, ma molto più che critici. Caro Bitonci, lei è se stato... se ci sono ristori adesso fatti sui costi fissi e non più sul fatturato, come nel decreto ristori bis, grazie all'intervento della Lega. Su quello sono d'accordo tutti, però il dato di fatto, non mi parli sopra perché io l'ho ascoltata con attenzione, come è giusto che sia, però faccio presente che in Gran Bretagna, come in Germania, c'è stato il lockdown, in Germania c'è ancora, eppure ci sono stati e ci sono i ristori. Quindi, siccome si era detto bisogna dare risorse, se qualcuno mi dice che non ci sono le risorse, io voglio far presente che in questo paese le risorse ci sono. No, io non ho detto questo. Esatto, e quindi c'era la possibilità non solo di fare altro debito, ma c'era la possibilità di aprire una battaglia rispetto al ruolo della Banca Centrale Europea, ma adesso vi siete alleati anche voi con Draghi e quindi zitti e mosca, ma soprattutto c'è la possibilità di far pagare più tasse a chi può pagarle per sostenere i settori in difficoltà e non mettere chi lavora nell'alternativa ammalarsi o comunque diffondere il contagio oppure lavorare, perché già questo è barbarie nel 2021. Io credo che noi dovremmo fare in modo che le persone serenamente possano seguire gli indirizzi sanitari migliori possibili per garantire la salute di tutti, perché ripeto, in Italia anche oggi continuano a morire quasi 400 persone al giorno a causa del Covid. E faccio notare un'altra cosa, perché sentirmi dire che io giudico secondarie le attività turistiche, i bar, i ristoranti, le palestre, rimando la cosa al mittente, io assolutamente ritengo che siano fondamentali, anzi tra l'altro sono uno di quelli che si è battuto contro la liberalizzazione selvaggia del commercio, perché ha favorito la grande distribuzione contro gli esercizi di vicinato, quindi io sono vicinissimo a tutto il lavoro autonomo che è penalizzato. Mia moglie è un'artigiana che oramai non vende e alza la saracinesca perché, insomma, con tutti questi blocchi, quindi sono profondamente sensibile a questo tema. Dico però che dobbiamo fare delle scelte che siano adottate da criteri che hanno come riferimento il valore della vita umana. Allora dico, una cosa è riaprire con tutti gli over 60 vaccinati, con tutte le categorie fragili vaccinate, con tutte le persone che sono più a rischio e quelle a cui, se viene il Covid, la possibilità che muoiano è altissima. Certo. Allora, in quel caso, è ovvio tutto il ragionamento che stiamo facendo. A me sembra che in una gara di demagogia tra i partiti
se, al posto di fare l'ultimo sforzo e mettere più risorse, si è deciso in qualche maniera di accelerare per ottenere un risultato come governo. Poi cos'è accaduto? Che siccome la Meloni è fuori e continua a fare demagogia, la Lega deve fare un po' di polemica, se no la Meloni che è fuori, se il governo decideva che si spostava alle 23, avrebbero polemizzato sulle 24. Il problema nostro è che dobbiamo vaccinare la popolazione, bisogna anche riorganizzarsi, perché faccio un altro esempio. Io credo che la scuola sia una priorità, considerato che ci sono anche famiglie che non hanno manco il computer per garantire la DAD ai propri figli. Ma da questo punto di vista, che in un anno la Repubblica Italiana e le regioni non siano state in grado di potenziare il trasporto pubblico, è una cosa gravissima. E io vorrei sapere, perché anche di questo... credo che noi su questo dobbiamo riflettere, ma non è che tutta questa polemica sulla riapertura serve a tenere nascosto il fatto che si sta lavorando al recovery fund, all'utilizzo dei fondi del recovery fund, senza che nessuno sappia niente, e che la grande torta di decine e decine di miliardi venga decisa da pochi tecnocrati e dai poteri forti di questo paese con la complicità di Lega e PD. Io voglio sapere se tutto questo non serve, farci litigare sul coprifuoco alle 22, alle 23, non serva per fare sì che non si parli di come si spenderanno 200 e passa miliardi di euro, se saranno spesi per i bisogni del popolo italiano o per le solite lobby che si impossessano della spesa pubblica in questo paese e poi ci fanno ritrovare le autostrade che crollano grazie alle norme votate dalla Lega e votate dal centro-sinistra, come è accaduto per la vicenda autostrade e di queste ore la conclusione delle indagini in cui è venuto fuori che la mancata manutenzione è all'origine di una strage costata 43 morti e di cui, voglio dire, c'è stato al governo la Lega, c'è stato al governo il PD, adesso sono tutti insieme, nessuno ha tolto ai Benetton la concessione autostradale. Maurizio, mi perdoni, la devo interrompere perché purtroppo anche i nostri tempi televisivi sono ormai conclusi. La vicenda naturalmente fa discutere e continueremo a parlarne. Ringrazio Maurizio Acerbo per essere stato con noi, che ritroveremo spero in futuro anche sulle nostre emittenti. Grazie Maurizio. Molto volentieri, molto molto volentieri. Grazie anche a Massimo Bitonci, onorevole responsabile attività delle produttive della Lega, per essere stato con noi. Domenica. Grazie per l'invito. Arrivederci. Io naturalmente a voi telespettatori do appuntamento domenica prossima con il sì e il no. Grazie e una buona serata.